Katia Ricciarelli ha fatto una confessione molto personale. Dopo la fine dall'amore con Pippo Baudo ha preso una decisione davvero drastica. Ecco cosa ha raccontato la cantante lirica del suo rapporto con i sentimenti. Katia Ricciarelli sarà sicuramente d'accordo con le parole di Iva Zanicchi, che scherzando con Albana Verissimo ha ricordato che, innanzitutto, i cantanti devono saper cantare. L'artista ha voluto ribadire ancora una volta l'importanza di studiare, spiegando che lei ancora oggi continua ad applicarsi per tenersi allenata ed imparare nuove cose. Pippo Baudo e Katia Ricciarelli, davvero i due non si amano più? Ecco le parole della cantante lirica, foto Instagram. Come Iva Zanicchi ha rivelato di ascoltare comunque i tormentoni estivi con piacere, anche Katia ha voluto fare una strigliata alle nuove generazioni. Per avere una carriera che duri tanto bisogna soprattutto studiare e fare tanta gavetta. La Ricciarelli ha spiegato di toccare con mano queste situazioni ogni giorno, essendo diventata insegnante di canto. Katia Ricciarelli, cosa è successo dopo la fine dall'amore? Katia Ricciarelli ha ricordato nel corso dell'intervista rilasciata a Citofonare Rai 2 che lei aveva potuto costruirsi una carriera che, a quell'epoca, era anomala per un cantante lirico. Era infatti riuscita anche a comparire in televisione ed essere ospite del Rischiatutto di Mike Bongiorno, diventando così un volto popolare e guadagnando l'affetto degli italiani. La cantante lirica Katia Ricciarelli posa insieme al suo cane Ciuffi, che definisce l'amore foto Instagram. Katia Ricciarelli parla volentieri di qualsiasi cosa, ma è evidente che c'è un argomento che per lei è molto doloroso, ovvero quello dell'amore. Durante il GF VIP 6 si era a lungo vociferato della possibilità che Pippo Baudo le facesse visita all'interno della casa. Il celebre conduttore, purtroppo, non si è mai visto, forse a causa della sua riservatezza. Potevamo invecchiare insieme, la cantante ha un rimpianto? Durante il reality show di Canale 5, in diverse occasioni, Katia Ricciarelli aveva fatto capire di non essere più disponibile a cercare l'amore dopo la separazione da Pippo Baudo. Le sue parole hanno gelato Simona Ventura e Paola Perego, oggi l'amore non mi può regalare più nulla. Con Pippo Baudo potevamo restare insieme e vivere gli ultimi anni della vita. 83esimo premio Merano, Alto Adige, Katia Ricciarelli posa insieme a Fabio Palermo. 25 settembre 2022, foto Instagram. Katia Ricciarelli rifiuta l'idea di farsi una nuova vita, dovrei mettermi con uno perché mi faccia compagnia? No, ormai vivo da sola. La cantante ha anche aggiunto che non è il primo amore quello che non si scorda mai, ovvero quello con José Carreras, ma bensì l'ultimo, quello con Pippo. Aveva precedentemente confessato di non ricevere una sua telefonata da tanto tempo, e che le avrebbe fatto piacere parlargli ancora. Per vedere l'intervista integrale di Katia Ricciarelli a Citofonare Rai 2, clicca qui. La cantante lirica entra in studio al minuto mezzanotte e 7:53 circa.